Io mi sono sempre occupata della zona sia dal punto di vista scolastico che dal punto di vista architettonico, per cui essendo in pensione mi è sembrato normale dare il mio apporto a questa associazione che non è una semplice associazione ma è uno strumento che penso ci consentirà di realizzare parecchie cose. È inammissibile che siamo nel 2022 e se cade una goccia d'acqua ci allaghiamo. Poi la differenziata, perché Mondello è un buco, per cui non fare la differenziata è una follia pura. Queste sono cose più emergenti, ma ce ne sono un'infinità, perché Mondello ormai è abbandonata da oltre 30 anni a se stessa, quindi manca di tutto, dalle strade, marciapiedi, c'è di tutto di più. L'amministrazione si è disinteressata completamente, perché tutte le cose che ha fatto sono state pannicelli caldi che non hanno risolto le problematiche reali, che vanno dalle fognature inesistenti a tutto il resto. Oggi siamo qua a Mondello a presentare la Proloco APS di Mondello, che è un gruppo di intervento che si occuperà qui nel comprensorio di Mondello, Valdesi e Partanna di sostenere i percorsi di valorizzazione del territorio all'insegna della cultura, dell'inclusività e della tutela del territorio. Questa idea nasce dal fatto che fondamentalmente siamo accorti che negli ultimi decenni Mondello ha visto impoverirsi i percorsi culturali che hanno popolato, che hanno animato il territorio, e quindi vorremmo riportare al centro dell'attenzione appunto le bellezze naturalistiche, culturali, la storia, l'identità del comprensorio. Siamo nuove persone, una squadra fortissima, in questo momento stiamo presentando e quindi siamo nuove persone con delle esperienze, delle storie diverse, siamo una squadra molto forte, ma quello che stiamo facendo lo facciamo anche all'insegna dell'inclusività, perché stiamo aprendo fra poco ai tesseramenti, al reclutamento di nuove adesioni nell'ambito della Proloco. Siamo un mondo della formazione, siamo un mondo della ricerca, dello sport, ci sono anche dei pezzi di storia del territorio. C'è Maria Rosa Pedona, che è una pensionata però che è un'insegnante che ha lavorato sul territorio da molto tempo e che ha valorizzato attraverso la promozione di iniziative che nel corso della storia hanno portato Mondello al centro dell'attenzione di Palermo.